Bene, il tema che oggi trattiamo verte sugli strumenti del codice per l'amministrazione digitale per i contratti elettronici e le scritture private. Uno dei cardini, degli elementi fondamentali, no, di questa disciplina. E naturalmente la prima questione da affrontare è quella di verificare quali sono le fonti del diritto che ci riguardano. Ovviamente noi partiamo dal presupposto che la fonte delle fonti sia la Costituzione, soprattutto l'articolo 97, perché il principio del buon andamento, dell'imparzialità dell'amministrazione è il principio che ha poi ispirato nel corso degli ultimi decenni tutta la legislazione. Il problema, qui veniamo subito al cuore, è che questa legislazione sulla trasformazione, direi sulla rivoluzione digitale anche della pubblica amministrazione, è stata spesso un po' confusa e farraginosa. Ci sono cioè delle norme che si incrociano, si intersecano con qualche difficoltà per l'internet e quindi per l'operatore concreto. Qui abbiamo norme di rango differente, abbiamo norme di rango primario, le leggi ordinarie come i decreti legislativi, penso al decreto legislativo del codice dell'amministrazione digitale, ad esempio 82 del 2005, ma abbiamo anche norme che sono di natura regolamentare, ma in realtà di forte contenuto normativo, che si intersecano con la disciplina primaria. Penso a norme oggi portate da richiami normativi, come per esempio le linee guida AGID di recentissima emanazione, settembre 2020, che essendo richiamate esplicitamente dall'articolo 71 del CAD sono norme che possiamo riportare ad un rango certamente quasi primario, perché di fatto costituiscono il contenuto di una norma che li ha richiamati. In questo coacervo normativo già complesso, all'interprete si pone un ulteriore problema, quello di coniugare queste norme e di raccordarle con una forte disciplina anche di rango europeo, perché noi sappiamo che in questa materia è forte, non soltanto per l'impatto del regolamento europeo sulla privacy, ma è forte l'impatto della disciplina europea, che da un lato è di diretta emanazione. Quando leggiamo regolamento sappiamo che sono norme direttamente operative nel nostro ordinamento, poi c'è la privacy del 2016, esatto. Ma nel 2018 è entrato comunque in vigore, non ha bisogno cioè di una legge di recepimento. Di una legge dello Stato. In altri casi si tratta di direttive che poi devono essere trasfuse in leggi di recepimento nazionali, come per esempio in molti casi abbiamo trovato proprio nel codice degli appalti, ad esempio, che richiamano norme e principi europei per portarli nella legislazione del nostro ordinamento. In questo panorama ovviamente l'interprete, sia l'avvocato sia l'operatore della pubblica amministrazione, deve tener conto anche dei pareri di autorità amministrative indipendenti, che sono, diciamo, certamente non fonti del diritto in senso stretto, ma sono talmente autorevoli nella fase soprattutto interpretativa è da essere un riferimento importante. Quindi è chiaro che nelle amministrazioni pubbliche il parere interpretativo dell'ANAC non è cosa di poco conto, ma è un riferimento importante, così come vedremo nel corso della nostra lezione anche alcune note interpretative applicative, per esempio dell'ANCI, costituiscono un riferimento per l'interprete importante. Qui si tratta di quella che noi tendenzialmente definiamo, no, l'interpretazione amministrativa, che è rilevante, certo, ma sulla quale a volte abbiamo anche conflitti. Ed ancora, ultimo ma non per ultimo, la giurisprudenza. Specialmente negli ultimi anni, in ordine per esempio alla valenza del documento informatico, si è espressa non solo la giurisprudenza di merito, ma anche la Suprema Corte di Cassazione, così come si sono espressi i giudici amministrativi di TAR e Consiglio di Stato. E dunque è evidente che anche questo è un elemento da considerare. Quindi quando si parla di diciamo quadro normativo, abbiamo un quadro normativo piuttosto complesso.
l'ultima considerazione è che questo quadro normativo si arricchisce in modo specifico nella materia che oggi trattiamo della relazione tra il diritto amministrativo e il diritto civile, perché tutti voi sapete che ovviamente anche il codice di amministrazione digitale richiama esplicitamente le norme del codice civile, per esempio in ordine agli effetti probatori del documento informatico, richiama il 2702, poi il 2703, il 2712 per richiamo implicito, e quindi c'è da un lato una disciplina civilistica che nell'azione della pubblica amministrazione ha il suo ruolo, il suo peso in materia contrattuale ovviamente, ma una disciplina amministrativa perché tutta la fase del procedimento amministrativo, anche lì dove l'attività della pubblica amministrazione dovesse essere ritenuta di diritto privato, per intenderci, sì, sì, è un'attività amministrativa. Quindi c'è anche una confluenza di relazione tra il procedimento amministrativo e il diritto civile. Quindi per entrare adesso più da vicino, quando noi andiamo ad esempio ad esaminare il documento amministrativo, noi dobbiamo tenere presente il procedimento amministrativo. Qualsiasi digitalizzazione dell'attività amministrativa, qualsiasi procedimento tecnico accompagna un procedimento amministrativo. Dunque tutte le fasi che conducono poi all'emanazione di un atto amministrativo, documento amministrativo informatico, oppure al contratto digitalizzato, sono tutte fasi amministrative. Cioè queste seguono in parallelo la fase. Quindi c'è anche qui una confluenza di norme giuridiche e norme tecniche che si intersecano. E dunque questa compresenza di due elementi sarà il tratto caratterizzante del nostro intervento di oggi, che svolgeremo in modo alternato proprio per la dimensione giuridica e tecnica insieme. Non si può ignorare né l'una né l'altra, perché l'una interferisce con l'altra. E questo è chiaro che occorre anche avere la consapevolezza un po' di come si compone un documento informatico, quindi che cos'è un documento informatico e per cui questo documento come deve essere in qualche modo redatto, protetto, proprio perché nel tempo possa avere la validità giuridica, la certezza della immodificabilità. Insomma, sono tutti temi importanti, che sono tutti temi disciplinati. Su questo ambito lo Stato sta facendo parecchio, si sta impegnando, ci sono, come hai detto tu Paolo, diverse disposizioni recenti che, attraverso le quali si vanno a fissare, a modificare, ad aggiornare concetti che sono stati proposti in leggi di qualche anno fa. Lo Stato punta molto sulla digitalizzazione della pubblica amministrazione, lo sentiamo ogni giorno dai canali TV, sulla stampa, insomma, e la digitalizzazione della pubblica amministrazione è un elemento importante, aiuta lo sviluppo economico del nostro paese, per cui ci sono una serie di appuntamenti che non tardano ad arrivare, parliamo di febbraio del prossimo anno, entro certe date, di cui magari ne parlo anche dopo, si dovrà avviare dei percorsi di digitalizzazione chiari e precisi, si dovranno digitalizzare i procedimenti di cui tu parlavi, per cui si comincia davvero, si dire, a fare sul serio. Certo, c'è uno sforzo enorme che tra l'altro risale a molti anni fa come avvio,
Beh, noi prendiamo la data del 2005 come data del codice dell'amministrazione digitale, più volte modificato e aggiornato. Pensiamo alla forte innovazione che ha portato il decreto legislativo 217 del 2017. E dunque abbiamo comunque un tessuto normativo fortemente consolidato. Allora, proprio per attualizzare, il documento informatico, per esempio, è una delle definizioni che ha resistito all'impatto delle varie modifiche sul testo originario. E per iniziare proprio dalla definizione, il documento informatico trova definizione nell'articolo 1, lettera P, del decreto legislativo 82 del 2005. Il documento informatico è il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti, dati giuridicamente rilevanti. Io poi aggiungo, intendendosi e collegandomi con il regolamento europeo, proprio per le ragioni che dicevo prima, il regolamento dell'EIDAS del 2014, intendendosi per documento elettronico qualsiasi contenuto conservato in forma elettronica. In particolare, Nino, ne parlavamo prima, no? Testi o registrazioni sonore, visivo o audiovisive, oggi dobbiamo considerarli documenti informatici anche per il forte impatto che la giurisprudenza più attuale, Cassazione 2020, ha avuto in materia, dicendo che vanno considerati, perché sono il frutto delle novità, anche questi come documenti, e d'altro canto c'è un appiglio normativo. Quindi, il documento informatico quale documento giuridicamente rilevante nell'ambito del più ampio genere del documento elettronico? E se andiamo a vedere la normativa italiana, quindi diamo corpo a quello che dicevamo prima, no? Del codice civile, ritroviamo una significativa, piccola, ma significativa modifica del codice civile, l'articolo 2712, dedicato all'efficacia probatoria, ci dice delle riproduzioni meccaniche, ci dice le riproduzioni fotografiche, è stata aggiunta l'espressione informatiche o cinematografiche, le registrazioni fotografiche in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti o di cose, fanno piena prova delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce, no? La conformità ai fatti o alle cose medesime. Articolo 2712, quindi si vede subito come il richiamo del codice civile e le modifiche operate al codice civile. E il valore, l'efficacia, il valore giuridico e l'efficacia del documento informatico, documento elettronico, equivalente ai documenti cartacei, è già un portato della legislazione europea, abbiamo ricordato il regolamento EIDAS del 2014, dove si afferma il principio fondamentale all'epoca, fondamentale anche oggi, della non discriminazione, nel senso che ad una firma elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici, l'ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali, certo, per il solo motivo della forma elettronica, perché non soddisfa i requisiti delle firme qualificate. Quindi, sostanzialmente, noi abbiamo una chiusura del cerchio, legislazione amministrativa tecnica, legislazione civilistica, portato europeo. Quindi il documento informatico è il protagonista, no, di questo ventennio, e quindi di qui partiamo. D'altro canto anche l'ANAC diceva che questo non è solo il portato dell'avanzamento tecnologico, risponde ad un'esigenza non solo di celerità e buona amministrazione, ma anche di trasparenza e di accessibilità per i cittadini. Certo, cioè, non dobbiamo dimenticare, certo, che c'è la doppia valenza qui. L'innovazione tecnologica aumenta la trasparenza, limita decisamente i fenomeni corruttivi, quindi digitalizzare un ente, un ufficio, significa proprio dare un sostegno alla trasparenza, alla legalità. Ecco, questo è colmare ed evitare quegli abusi, quegli
di informazioni o di dati tenute in capo a un singolo soggetto. Ecco, quindi la digitalizzazione, ha ragione l'ANAC, aiuta e non poco la trasparenza. Insomma, ecco, questo. Peraltro questo è un profilo, per esempio, che vedremo sul riconoscimento anche della data certa e dell'orario rispetto ai terzi, elemento che nel diritto civile non poteva essere dato come acquisito, per esempio, nelle scritture tra privati. E quindi è un'altra delle questioni per cui, a fronte della digitalizzazione e del rilievo della efficacia della posizione, no, della data, cioè, della firma e dell'orario, c'erano dei sistemi particolari, ecco, diciamo, per la data certa poteva, vero, in qualche modo, no, offrire il destro a qualche elemento non chiarissimo. E soprattutto c'era un profilo tecnico giuridico, cioè l'opponibilità al terzo della data apposta in una in un contratto o in documento inter alios, cioè tra altri. E invece in questo caso il problema è superato, perché adesso normativamente è proprio previsto che diciamo viene fatto valere come elemento probatorio anche rispetto ai terzi, salvo ovviamente la facoltà dei terzi, come anche nei contratti, nei documenti rogati da un pubblico ufficiale, la possibilità di impugnativa, ovviamente con querela di falso, ma questo è del tutto logico, ma lì siamo nell'ambito penale, non nell'ambito civile amministrativo. Per quanto riguarda la validità ed efficacia probatoria del documento informatico di cui stiamo parlando, naturalmente il nostro riferimento fondamentale è l'articolo 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale. Il documento informatico, ci dice il comma 1 bis, soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista all'articolo 2702 del Codice Civile quando vi ha posto una firma digitale o comunque formato previa identificazione informatica del suo autore. Lo abbiamo richiamato prima attraverso un procedimento che abbia i requisiti poi previsti che sono stati integrati dall'AGI. Però sottolineiamo un aspetto: con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità e in maniera manifesta e inequivoca la sua riconducibilità all'autore. Perché sottolineo con enfasi questi aspetti? Perché sono poi gli elementi che ritroveremo, no, sia a cardine, no, del processo, sia nella seconda parte del comma 1 bis, quando ci dice che fuori da questi casi, cioè in tutti gli altri casi, cioè ove non vi sia apposta una firma digitale o sia formato previa identificazione informatica del suo autore, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se presi in conformità delle linee guida. Che cosa vogliamo dire? Vogliamo dire che questi elementi, quell'elemento della sicurezza, della integrità, della immodificabilità del documento e della riconducibilità, sono da un lato gli elementi che vanno a, no, comporre il profilo tecnico, certo, dall'altro sono gli elementi che qualificano anche la validità e l'efficacia del documento informatico anche lì dove non vi fosse la presenza dei requisiti della firma e della individuazione dell'autore attraverso l'identificazione informatica. Questa è una delle ragioni per le quali in giurisprudenza si è ampliato, no, lo spettro della validità ed efficacia del documento informatico a tutta una serie di documenti che sono anche il portato della civiltà moderna, no? E quindi abbiamo una diciamo impostazione che guida sia l'operatore sia ormai praticamente la giurisprudenza.
volevamo citare proprio anche fuori dal rapporto di tipo amministrativo alcune sentenze della Corte di Cassazione che hanno riconosciuto, per esempio, la validità ai fini probatori, ove non disconosciute, di mail non firmate, poiché la provenienza dal suo autore non è stata contestata in giudizio. Oppure no, per le PEC c'è un rafforzamento di questa presunzione di provenienza. E si è giunti addirittura con sentenza del 2020 della Suprema Corte di Cassazione, ripeto, siamo in un ambito leggermente diverso, ma faccio questa parentesi solo per far capire il concetto, alle trasposizioni degli SMS di dove non fosse stata contestata la non corrispondenza. No, è un concetto fondamentale la salvaguardia del documento informatico, proprio perché nel tempo quel documento informatico deve essere attendibile, se vogliamo proprio usare un solo termine, in luogo di quelli che deve garantire autenticità, integrità, leggibilità e reperibilità il documento informatico. Sono concetti che importanti, fondamentali, che spesso però si trascurano nella composizione di un documento informatico, nella quotidiana operatività. Su questo tema è importante soffermarsi, perché non è sufficiente creare un documento informatico, utilizzare delle tecnologie per semplificare un po' la nostra attività, ma dobbiamo essere consapevoli del valore che deve avere in quel momento quel documento, ma soprattutto nel tempo. E quando si parla di valore nel tempo, non si può non parlare del concetto della conservazione, cioè noi non possiamo disegnare nessun processo di digitalizzazione senza aver anche pensato a una strategia di conservazione, perché sarebbe come costruire un edificio senza aver pensato alle sue fondamenta, insomma. Il concetto di conservazione di un documento informatico non va confuso con un semplice backup o con una semplice archiviazione. Il sistema di conservazione è ben altro. Il sistema di conservazione è la presa in carico di uno o più documenti, quindi di un pacchetto di versamento, tecnicamente poi ne parleremo che cosa vuol dire, fino al suo eventuale scarto, quindi è la conservazione di documenti informatici secondo regole, utilizzando le tecnologie che mirano a garantire l'autenticità, l'integrità, la leggibilità e la reperibilità di questo documento. Su questo tema, Paolo, è intervenuto molto e anche di recente lo Stato. Il decreto legislativo del 16 luglio 2020, 176, quindi stiamo parlando di poco fa, di qualche mese fa, quello delle misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, va bene, lo Stato italiano ha ridisegnato, ha riaggiornato alcuni aspetti del sistema di conservazione, cioè mette in primo piano la digitalizzazione, la unisce al concetto di semplificazione, quindi se vuoi fare semplificazione devi necessariamente adottare la digitalizzazione, e fissa già delle date: entro il 28 febbraio occorre comunque fare determinate cose sulla digitalizzazione dei procedimenti, sulla conservazione dei documenti in buona sostanza. Per cui c'è proprio l'articolo 25 del decreto legislativo decreto legge del 16 luglio 2020 che proprio ha il titolo di semplificazione in materia di conservazione dei documenti informatici e gestione dell'identità digitale. Sull'identità digitale, ad esempio, impone l'obbligo a far data dal 28 di febbraio dell'esposizione sui siti istituzionali della pubblica amministrazione di SPID,
quindi il cittadino deve poter utilizzare i propri servizi online utilizzando solo ed esclusivamente SPID e non più la classica username e password che si è adottato fino ad oggi. Sono su questo aspetto l'articolo 25 è stato chiaro, quindi ha ridisegnato alcuni aspetti del sistema di conservazione, rimandando a quelle che sono le linee guida che poi ha emesso il 10 settembre del 2020, l'AGID, le linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici. Che cosa sono le linee guida? Sono una sorta di DPCM, insomma, cioè mettono in campo, definiscono le regole tecniche ed indirizzo che per l'attuazione anche del CAD. Sono le linee guida e sono è un'azione che è fissata dall'articolo 71 del CAD, per cui spetta all'AGID poi tradurre quello che lo Stato intende fare, tradurre con quell'azione, con delle regole, quindi disciplinare quel processo che vuole fare lo Stato. In buona sostanza, con le linee guida si abrogano due DPCM famosi, quelli del 2014 e del 2013, quindi che disciplinavano a loro volta la generazione di documenti, la conservazione di documenti. Quindi parliamo di conservazione per garantirci l'autenticità nel futuro, la leggibilità del documento, il dare allo stesso documento, abbiamo detto, un valore probatorio anche in sede di giudizio, ecco, cioè avere quindi delle date certe, risolvere tutti questi aspetti. Quindi noi ci dobbiamo affidare, dobbiamo adottare il servizio di conservazione adottandoci a chi? Al conservatore. Il conservatore poi chi è? È un soggetto che può essere pubblico o privato, che appunto e deve garantire questi aspetti che ci siamo più volte detti, che dobbiamo sempre ripetere: autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità dei documenti informatici. Il conservatore, sia pubblico o privato, non può essere un soggetto qualsiasi, ma è un soggetto che deve ottemperare a delle regole ben precise EIDAS che disciplina i criteri di sicurezza ed organizzazione previste per i servizi fiduciari. Quindi sono regolamenti europei, sono delle regole ferree, quindi che hanno sostituito la precedente modalità con cui si diventava conservatori. Prima delle linee guida, il conservatore diventava tale con nomina dell'AGID, quindi l'AGID accertava la presenza di alcune particolari condizioni o caratteristiche economiche, di affidabilità, tecnologiche e così via, ne faceva poi delle ispezioni periodiche, e quindi qualsiasi soggetto che voleva avviare il sistema di conservazione andava sul sito dell'AGID e sceglieva il suo conservatore fra quelli che appunto l'AGID esponeva. Adesso non è più così, adesso è diventato anche più controllato, ancora più forte il controllo su questo soggetto che si candida ad essere conservatore. Quindi questo è il conservatore, ma poi la domanda viene spontanea, dice: vabbè, ma quali sono poi i documenti che io devo mettere in conservazione? Perché poi anche su questo poi capiremo quali sono questi documenti. Possono essere sicuramente quelli che devono mantenere l'integrità, no? E il valore legale nel tempo. Questi sono i documenti. Quali sono? E allora cominciamo a chiederci all'interno della pubblica amministrazione: le determine, le delibere,
Le PEC, cosa sono le PEC? Sono delle raccomandate con ricevute di ritorno, quelle che facevamo un tempo. Ma d'altro canto ti integro solo, le parole che tu hai detto in ordine alla conservazione, alla immodificabilità, all'accessibilità, alla certezza, no, dell'opera del moderno conservatore sono esattamente gli stessi principi che sono a fondamento della conservatoria notarile. Cioè sostanzialmente è lì che cosa abbiamo, no? Abbiamo una responsabilità pubblica elevatissima perché andiamo a reperire atti che devono essere conservati in modo nel tempo. Certo, stabile nel tempo, affidabile, sicuro e accessibile. Indipendentemente anche dall'evoluzione tecnologica del tempo, perché guarda, certo, qui ci chiediamo in pochi, ma il documento che abbiamo oggi creato, il documento informatico che abbiamo già creato oggi, che ha dal punto di vista informatico una estensione, PDF, certo, quello che vogliamo, diciamo, una estensione. Questa estensione, fra 10 anni... È già previsto dalla legge che, ecco, la possibilità quindi di operare la copia del documento. Quindi nella conservazione il conservatore si fa proprio carico della leggibilità, cioè il conservatore a cui noi affidiamo un patrimonio importante, che è il patrimonio, è la storia. I documenti della pubblica amministrazione sono sotto la disciplina dei beni culturali, vengono considerati tali, quindi questi documenti sono importanti, vanno posti in conservazione e questo signore deve dare la possibilità nel tempo di poterli trovare, di poterli leggere questi. Quindi quella cartolina va conservata. Ma va conservata per tante ragioni, va conservata per ragioni probatorie. E alla tua domanda, parzialmente retorica, perché tu volevi dire quali documenti, io rispondo con l'applicazione del principio generale che si è affermato in giurisprudenza e ormai è desumibile dal sistema. Tutti. Nel senso che la logica ci porta a dire che questo è un processo che tendenzialmente abbraccerà l'intera produzione amministrativa della pubblica amministrazione. Cioè, noi quando interpretiamo una norma andiamo a vedere anche l'interpretazione di sistema e di logica. Qui l'interpretazione di sistema e di logica è estensiva. Cioè, oggi tu devi digitalizzare perché l'obbligo tendenzialmente è quello di digitalizzare e conservare. Quindi nella incertezza, nel dubbio interpretativo, oggi non si può immaginare una risposta negativa, si deve poter immaginare una risposta positiva, tanto che la giurisprudenza a volte dice: quando tu non hai seguito il procedimento informatico, mi devi giustificare perché non lo hai seguito, certo, cioè devi motivare adeguatamente, ad esempio, l'esistenza di una delle ipotesi derogatorie dell'articolo 52, non mi viene in mente, del codice degli appalti, cioè mi devi dire che si sono esattamente verificate quelle situazioni tecniche specifiche e con riferimenti normativi chiari per cui non hai potuto adottare quella. Quindi la logica è esattamente inversa a quella di un tempo. Thank you.